Ringrazio profondamente Papa Francesco, la sua voce morale è parte di un coro crescente di persone, di ogni fede e di tutti i settori della società che chiedono azioni concrete sul clima. Così Ban Ki-moon, segretario generale ONU, commenta l'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune. Il documento riscuote un coro di consensi, tra i passaggi più apprezzati. Basta con consumismo senza etica, ascoltare il lamento del pianeta maltrattato e saccheggiato i cui gemiti si uniscono a quelli di tutti i poveri e tutti gli scarti del mondo. Il cambiamento climatico è una questione morale, è tempo di azioni urgenti collettive. Barack Obama parla di idea potente e dichiara: ammiro profondamente la decisione di sollevare il caso con chiarezza e potenza e con l'autorità morale della sua posizione per un'azione globale sui cambiamenti climatici. Il presidente statunitense parlerà della questione direttamente con il Papa a settembre alla Casa Bianca. Forte plauso anche dai vescovi statunitensi, dati per critici alla vigilia. Dobbiamo parlare costantemente della cura dei senza voce, dei vulnerabili, dei poveri, dal concepimento fino alla morte, e allo stesso tempo dobbiamo avere molta cura della terra, sottolinea il presidente della Conferenza Episcopale Statunitense, Joseph Kurz. Plaude alla pubblicazione dell'enciclica il presidente francese Hollande, entusiasta invece Sergio Mattarella, che parla di documento di altissimo valore morale e di straordinario interesse culturale e sociale. Apprezzate dalla società civile le critiche alla finanza che, scrive Francesco, non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, sottolinea l'invito a tutti a impegnarsi per il bene comune. Come noi mangiamo possiamo determinare cosa coltivare, e come si coltiva e quel che si produce può determinare con quale caratteristica noi custodiamo il creato. Tutto è connesso, dice Papa Francesco, e questo è un messaggio bellissimo. Ambientalisti, cattolici e non si riuniranno domenica 28 giugno in piazza San Pietro all'ora dell'Angelus per la marcia Una terra, una famiglia umana. Tra le voci critiche quella di Jeb Bush. Non mi faccio dettare la politica economica dai miei vescovi, dai miei cardinali o dal mio papa, aveva detto alla vigilia della pubblicazione dell'enciclica il candidato alle primarie americane per i repubblicani, la cui famiglia ha enormi interessi nell'industria petrolifera.